Alassio perché tanto è una città che ha uno spaccato importante, nonostante il fatto che non votino tutti il Partito Democratico ad Alassio, mettiamola così, c'è un grande sostegno a questa riforma, a me fa molto piacere, me l'è stato chiesto non dai compagni di partito, mettiamola così, ma da tanti cittadini che sono di sensibilità politica differente, quindi abbiamo fatto di tutto perché Maria Elena venisse. È evidente che è una sfida, io ho girato un po' l'Italia, con tanti altri miei colleghi, c'è una richiesta forte di un paese più semplice, più efficiente, e per avere questo bisogna avere il coraggio, come diceva il direttore del Corriere della Sera alla vigilia del referendum del 46, quando si sceglieva tra Repubblica e Monarchia, bisogna avere il coraggio di fare questo salto nel buio. Ma in realtà non è un salto nel buio. Abbiamo paura di noi stessi, paura delle nostre manchevolezze e anche delle divisioni di parte. Io credo che oggi, più che votare la riforma, votiamo per i nostri figli, perché non è possibile, è tollerabile che vi siano leggi come la legge, io lo facevo prima questo esempio, sulla concorrenza approvata nel 2015, che ad oggi è ancora ferma nel Senato. Noi pensiamo, pensate che in qualche minuto, in qualche secondo, se Tokyo parla, New York risponde o crollano i mercati, noi siamo nelle condizioni che le leggi di politica economica le approviamo in 2 anni. Ma in 2 anni abbiamo una situazione completamente differente, non parliamo più alle stesse situazioni economiche, parliamo ad altre situazioni. È come se uno facesse una app per modificare una certa cosa, per leggere un'esigenza di oggi e poi la mettesse in rete dopo 2 anni. Dopo 2 anni è una situazione completamente diversa e che è evidente che non hanno più esigenze. Noi dobbiamo avere un paese più semplice. Io credo che bisogna spiegare bene ai cittadini che cosa. Noi andiamo a votare tra una riforma, una proposta, che del resto sono 30 anni che altri vogliono fare. Non chiediamo di votare il governo, diciamo votate questa riforma, oppure si vota per mantenerci tutto, mantenerci il CNEL, mantenerci le inefficienze, le lentezze e la burocrazia. Poi le finezze lessicali possiamo anche discuterne, ma si tratta di un grande passo in avanti. Io credo che se pensiamo ai nostri figli, se pensiamo al bene delle nostre aziende, si deve votare sì, senza dubbio. E chi dice no, ma sia una riforma, ma non questa. Ma io credo che sia la cosa più intollerabile, con grande rispetto, però io lo dico con grande nettezza perché non si può girarci intorno. Sono 30 anni che sono 30 anni di fallimenti. Quelle persone che hanno fallito per 30 anni, Cirino Pomicino, D'Alema, De Mita, Gaspari e così via, ci vengono a spiegare che quello che non sono riusciti a fare in 30 anni lo farebbero in 6 mesi. Oltretutto con posizioni politiche e idee di Stato completamente differenti. Uno vuole il presidente, i sistemi presidenziali, gli altri il parlamentare puro. E voglio dire, sono cose che evidentemente vogliono dire solamente no. Non si, significa tenerci quello che abbiamo, bisogna saperlo. Se passando ci teniamo quello che abbiamo, ma nessuno protesti più. Ma poi pensate se sia immaginabile che un senatore gli chiederemo tra 7 mesi, cambiamo la Costituzione, vai a casa. E quello dice, ma abbiate pazienza, se il popolo sovrano ha detto che io devo rimanere qui, per quale ragione io devo andare a casa? Ma è ragionevole questa cosa, non la cambieremo più per altri 10-15 anni. Questa è la situazione. Votiamo sì, guardiamo l'interesse e il futuro dei nostri figli.